Se non verrà invertita la rotta della natalità con misure strutturali, nel 2050 l'Italia rischia di trovarsi con 5 milioni di abitanti in meno, sotto quota 55 milioni come inizio anni 70. Questo è lo scenario in sintesi emerso nel corso della seconda edizione degli Stati Generali della Natalità. Ne parlammo già, se vi ricordate, col dottor Orfeo, che è il presidente della Società Italiana di Neonatologia, prendendo l'impegno di tornarci sul tema per approfondirne le varie sfaccettature, che non sono poche. Lo facciamo oggi e quindi dopo la sigla incontreremo ancora con grande simpatia il dottor Orfeo. Allora diamo nuovamente il benvenuto, bentornato in pubblicazione al dottor Luigi Orfeo, che ricordo essere presidente SIN, Società Italiana Neonatologia, e direttore di Neonatologia Terapia Intensiva Ospedale San Giovanni Calibita, fate bene fratelli, Isola Tiberina. Un lunghissimo elencazione, ma in sintesi si è capito bene che cosa fa il dottor Orfeo, a cui diamo il nostro benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno. È sempre un piacere partecipare alle sue trasmissioni. Il tema di oggi, poi tra l'altro, è particolarmente a lei legato e come clinico e come presidente della società. Allora, dottor Orfeo, abbiamo letto: nascite sempre molto rilento in Italia, bilancio demografico dei primi 3 mesi del 2022 che segna addirittura un dato ancora in netto calo. E che cosa si fa a questo punto? Voi come intanto inquadrate questo fenomeno? In realtà ci sono tre motivi fondamentali che causano questa scarsa natalità. Il primo è un motivo di tipo strutturale, su cui abbiamo poco margine di operatività, nel senso che ci sono in questo momento un numero di donne in età fertile che è più basso rispetto a quello di alcuni anni fa. Questo è dovuto a un momento di denatalità che si è verificato intorno ai primi anni 90, con un picco nel 1995, in cui l'indice di fertilità è stato il più basso di tutti i tempi. Quindi, naturalmente, quelle donne oggi sono in età fertile e sostituiscono un po' quelle donne che invece erano nate nel famoso baby boom, che quindi chiaramente erano davvero tante. Su questo abbiamo difficoltà e questo chiaramente ci crea problemi nel poter, diciamo, in qualche modo invertire la rotta. Ma ci sono altri due motivi su cui possiamo in qualche modo agire proprio come società. Uno è lo scarso numero di figli per donna. Abbiamo un indice di fertilità che è molto basso, il più basso d'Europa, siamo a 1,24, ma se prendiamo in considerazione esclusivamente le donne di origine italiana, siamo sotto 1,2, 1,19, quindi poco più di un bambino per donna, se non effettivamente un bambino per donna. E poi, naturalmente, una cosa molto collegata è il sempre maggiore ritardo nel concepimento del primo figlio. L'età media del primo figlio delle donne italiane supera i 32 anni. Sempre per le donne residenti in Italia di origine italiana siamo quasi a 33 anni. E quindi è facile comprendere come se il primo figlio lo si fa naturalmente intorno ai 35-36 anni, è di più difficile poi possa arrivare un secondo figlio, perché naturalmente anche se noi ormai tutti quanti ci consideriamo eternamente giovani, ma l'età biologica purtroppo, ahimè, no? Io dico sempre, io ho tanti amici che fanno tutti i runner o i giocatori di padel, ebbene, però insomma, non per questo hanno 30 anni, e purtroppo questo succede anche per le donne, perché la fertilità delle donne dopo una certa età tende a ridursi. Quindi poi diventa anche più complicato effettivamente fare altri figli. Quindi ci sono tutta una serie di cose che andrebbero prese in considerazione. Ecco, prendendo in considerazione queste situazioni che lei ha ben sintetizzato e vedendo poi che cosa fare strutturalmente, perché si parla di ragionamenti che vanno fatti a livello strutturale, le chiedo subito, dottor Orfeo, ma si deve parlare veramente di emergenza demografica e questo che cosa significherebbe?
Credo sì, che bisogna parlare di emergenza demografica, di questo naturalmente ne ha parlato alcuni mesi fa anche il Santo Padre, di inverno demografico italiano. Se consideriamo che solamente 10 anni fa nascevano il 30% dei bambini in più, eravamo intorno a 600.000 nati l'anno e quest'anno nel 2021 siamo scesi sotto i 400 per la prima volta nella storia, sotto i 400.000, 399.341 per l'esattezza, livello che non è mai stato così basso neanche durante le guerre mondiali, perché sono chiaramente erano degli eventi drammatici. E sicuramente con una riduzione in 10 anni del 30% abbiamo un aumento, un invecchiamento medio della popolazione, l'età media intorno ai 46 anni e un rovesciamento di quella che era la piramide demografica, in cui prima c'erano tanti bambini e poi piano piano arrivava verso poche persone molto anziane. Oggi abbiamo pochi bambini, molte persone ultra cinquantenni, sono appunto i famosi baby boomer, quelli che sono nati intorno agli anni 70 del secolo scorso, tra gli anni 60 e gli anni 70, e tante persone, fortunatamente, perché lo devo dire in modo egoistico, perché mi sto avvicinando anch'io, diciamo, un'età piuttosto avanzata, tante persone di età elevata. Tanto è vero che uno degli indici, diciamo, che più diciamo, preoccupa è che se noi prendiamo in considerazione i bambini da 0 a 14 anni e le persone ultra 65 anni, ebbene gli ultra 65 anni sono il doppio, esattamente il doppio dei ragazzi tra 0 e 14. È evidente che un sistema del genere non può funzionare, perché da qui a poco troveremo pochissime persone in età attiva, lavorativa e tantissime persone ormai in quiescenza, un sistema di welfare che non può più reggersi da questo punto di vista. Quindi non è solamente un discorso di preservare quella che poi è, diciamo, la nostra civiltà, in qualche modo che è a rischio, ma anche egoisticamente bisogna ragionare in termini strettamente economici e proprio di capacità della società di sostenere una situazione del genere. E tra poco la interrogerò su questi punti, ma prima le pongo un'altra domanda. Le famiglie hanno paura a mettere al mondo un bambino, si diceva qualche tempo fa. Se fosse così, per aiutarle, non so come spiegarmi meglio, a non avere paura, cosa si sente di dire il presidente del SIN? Credo che, diciamo, nelle società scientifiche quello che possono fare, naturalmente fare come è nella loro missione, formazione e informazione, naturalmente. Noi come società di neonatologia possiamo soprattutto cercare di spiegare come diventare genitori in qualche modo, cioè di affermare quella che poi in realtà la genitorialità è un elemento fondante della personalità dell'individuo. Però naturalmente, come dicono molti psicologi, è anche un momento di passaggio all'età adulta, e qui ritorniamo un po' al discorso di prima, no? Cioè il fatto che comunque c'è una certa difficoltà da parte dei giovani di passare dall'essere, diciamo, oggetto di cura, quindi essere figli, a diventare poi invece prendersi cura di qualcuno, quindi essere genitori, perché quello è un passaggio fondamentale della vita che in teoria dovremmo fare tutti, che è insito nella personalità dell'individuo, ma che viene ritardato sempre, sempre di più. E purtroppo però l'età biologica in realtà avanza lo stesso. Quindi quello che noi dobbiamo dire è questo: c'è un tempo per tutto, è necessario che se uno vuole progettare naturalmente un futuro con una famiglia, con dei figli, bisogna pensarci per tempo. Naturalmente ci devono essere poi tutte le condizioni perché questo avvenga, e qua naturalmente purtroppo siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi che hanno cominciato con queste politiche per la famiglia già da molti anni e che stanno piano piano invertendo la rotta, come per esempio la Francia, la Germania, che sono le più vicine a noi.
Va detto, come sta dicendo il dottor Orfeo, che per crollo delle nascite siamo gli ultimi in Europa, se non sbaglio. Senta, dottor Orfeo, il rischio lo sappiamo bene. Parliamo di PIL, parliamo di welfare, parliamo del sistema pensionistico, del sistema sanitario stesso. Perché sanitario stesso? Perché, come evidenziato bene dall'Istituto Europeo, ma detto da voi da tanto tempo, c'è, e l'ha detto anche lei appena detto, adesso c'è l'altra faccia della medaglia, la popolazione che invecchia e che si strutturalizza come popolazione appunto invecchiata. E questo per la sanità significa un bel problema, perché la cronicizzazione sappiamo che poi ha bisogno proprio di essere salvaguardata e con la territorialità, oltre che con l'ospedalizzazione. Quindi è una forbice veramente molto, molto asfissiante. Le pare? Sì, assolutamente. È chiaro che l'aumento delle persone di una certa età, chiamiamole così, insomma, è chiaramente aumenta naturalmente anche quella che è la spesa sanitaria, che deve essere rivolta nei confronti, giustamente nei confronti delle persone più anziane, che purtroppo per una certa quota della loro vita soffriranno di malattie croniche che hanno bisogno naturalmente di essere curate. E quindi le risorse per i bambini, per i più piccoli, purtroppo sono sempre di meno. Diciamo che un po' di inversione di tendenza noi la stiamo vedendo. Negli ultimi governi è stata varata quella che la prima legge, diciamo, organica proprio sulla di sostegno alla famiglia, il famoso Family Act, che attualmente, diciamo, è legge dello Stato, che però naturalmente, come tutte le leggi dello Stato, deve essere poi attuata, e i decreti attuativi non tutti sono ancora stati emanati. Per il momento c'è l'assegno unico, che però in parte va a sostituire tutta un'altra serie di agevolazioni che già c'erano, quindi per alcune famiglie è sicuramente un sostegno importante, ma non per tutte. Poi devono essere varati tutti i decreti attuativi, quelli che poi soprattutto si occupano di conciliazione fra lavoro e famiglia, perché quello è un altro grande problema, no? Ci sono degli studi molto importanti fatti anche dalla comunità europea, che si chiedono se realmente gli stati, quindi i governi, sono amici della famiglia, no? Prendendo in considerazione alcuni parametri. E purtroppo anche in questo l'Italia fino adesso è uno dei fanalini di coda, perché per esempio c'è una discreta tutela della donna dopo il parto, ma non ci sono sono quasi assenti i congedi parentali per il partner, per il padre. Ancora gli asili nido, solamente un bambino su tre da 0 a 3 anni in Italia frequenta gli asili nido. Tutto molto è ancora lasciato al famoso welfare familiare, che però sta piano piano venendo meno, perché molte coppie si spostano per motivi di lavoro, quindi sono lontane dalla famiglia di origine, quindi i nonni non sono più tanto a disposizione per poter tenere i bambini quando i genitori sono al lavoro, e quindi si va molto in difficoltà. È evidente che tutto questo va invertito assolutamente con fretta, cioè ne parlavamo prima, è un'emergenza, bisogna utilizzare gli strumenti dell'emergenza, non quelli della legislazione corrente, che ha i suoi tempi, che sono di mesi, se non di anni addirittura. Mi dà un bell'assist per chiederle anche quest'altra cosa. Ho letto da qualche parte che l'Italia avrebbe anche chiesto la possibilità di avere un commissario per la natalità, come mi pare avvenga in Europa. Lei cosa ne penserebbe? Sì, un commissario e magari proprio una commissione in cui anche in qualche modo le società scientifiche, cioè quelli che come noi sono a contatto tutti i giorni con le giovani coppie, neonatologi, ostetrici, ginecologi, pediatri, che sono poi le tre grandi società scientifiche che si occupano del materno infantile, potrebbero essere in qualche modo coinvolti. Perché, come dicevo prima, il commissario è qualcuno che può agire con urgenza, senza dover attendere quelli che sono i tempi. Perché, per esempio, il Family Act si dà per alcuni decreti attuativi 48 mesi di tempo.
poi magari cade il governo, cambiano le priorità. E purtroppo queste cose invece non dovrebbero succedere. Cioè, se noi riconosciamo che si tratta di un'emergenza, c'è bisogno che si metta su una commissione che con i tempi dell'emergenza, con gli strumenti dell'emergenza possa affrontare questa situazione rapidamente. Quindi assolutamente d'accordo sull'istituzione di un commissario, una commissione in cui però anche le società scientifiche del ramo possano essere coinvolte. Tocco l'ultimo tema prima del congedo, proprio perché non rimanga nell'aria. Tante volte quando si toccano questi argomenti, si tira in ballo il tema degli immigrati, no? Se compensa, se non compensano, com'è quella situazione. Lei che cosa ne pensa, dottor Orfeo? Ebbe molta propaganda su questo, purtroppo, perché dobbiamo dire che effettivamente se vediamo i flussi all'inizio degli anni 2000, effettivamente i migranti, ma erano tutti fondamentalmente migranti dall'est d'Europa, sono riusciti a compensare, c'è stato un piccolo rialzo della natalità proprio intorno ai primi anni 2000 fino al 2010. Dopodiché l'Italia non è più una nazione attrattiva neanche per i migranti, per cui diciamo, quelle persone che arrivano sulle barche attraverso il Mediterraneo sono poche di numero, in realtà è spesso di passaggio, e quindi sono state utilizzate molto per propaganda politica, ma nella realtà diciamo, non cambiano, tant'è vero che se andiamo a vedere i numeri. Negli ultimi anni effettivamente l'apporto della popolazione migrante alla natalità è stato molto più basso rispetto agli anni precedenti. Quindi abbiamo avuto uno scarto quest'anno, considerate che con il Covid abbiamo avuto una quota di decessi veramente molto elevata. C'è stato uno scarto fra i nati e i morti nel 2021 e nel 2020 di circa 300.000. Sono stati 400.000 nati e 700.000 morti nel 2020. Quindi diciamo che la popolazione effettivamente si sta riducendo e la quota degli immigrati non riesce più a compensare. Quindi anche da questo punto di vista ci vorrebbero delle politiche di integrazione mirate Certo. proprio al recupero di questa fetta di popolazione. In conclusione, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Lei può profetizzare che un margine di intervento sia ancora possibile, che debba essere ancora possibile? Assolutamente sì, non possiamo proprio neanche immaginare che non si possa rimettere in sesto questo tipo di problematica. Assolutamente bisogna invertire la rotta e ci riusciremo sicuramente. Grazie, dottor Orfeo. Come sempre è stato un piacere parlare con lei ed essere istruiti anche su quelle che possono essere le politiche governative senza le quali non si va da nessuna parte, in questo momento e anche nei prossimi. Buon lavoro di Grazie cuore, a a lei. Un presto. saluto a tutti i suoi spettatori. Grazie anch'io, vi saluto amici e vi do appuntamento immancabilmente. A domani.